Situazione critica e molto molto delicata, quella che stiamo vivendo oggi un po' in tutto il mondo, in Italia ancora di più. Lo dico da settimane sul gruppo Facebook di Viaggio Vero, l'ho detto da ormai settimane, non volevo parlare di coronavirus, non volevo parlare di influenza, non volevo parlare di questa problematica. Volevo continuare in modo super tranquillo a parlare di viaggi, ma non fatti in questo momento magari, ma di viaggi per il prossimo futuro. Però la quantità di messaggi che mi stanno arrivando un po' ovunque sul profilo Instagram, sul gruppo, via mail direttamente e come commenti qui su YouTube è ormai insostenibile. Ora la sigla e subito dopo ti dico quali sono, a mio avviso, gli unici strumenti utili da seguire è un po' come la vedo io. Innanzitutto, signori, non controllate notizie sui social media, lo dirò per 100 volte in questo video. Non controllate notizie sui social media, sui blog, ovunque sulle piattaforme che non siano quelle ufficiali. Perché potrebbero essere notizie super utili in un momento, ma 2 ore dopo potrebbero non essere assolutamente utili. Numero 2, non date retta agli influencer. Non date retta agli influencer veri o finti che siano, soprattutto perché non è il loro lavoro. Non date retta nemmeno a me. Ed è per questo motivo che nel video odierno io non ti dirò fai questo o fai quell'altro. Non ti dirò nemmeno come la penso io veramente. Ti dirò soltanto che ci sono 2-3 siti ufficiali da controllare. E ti dirò cosa si deve fare in caso di cancellazione di un servizio in questo momento. Ma sono cose pratiche e conosciute, io te le sto solo riferendo. E se non ti vuoi fidare nemmeno di me, fai bene, perché sono in rete, mi hai trovato su YouTube e potrebbe la mia notizia in questo momento non essere più valida. Per cui l'influencer medio che ti dice viaggia pure o l'influencer medio che ti dice chiuditi in casa, secondo me stanno facendo due grandi cazzate entrambi. Perché non sta a loro dirti di continuare a viaggiare, lo potranno fare loro a loro rischio e pericolo e per loro scelta, ma non ti potranno nemmeno dire di stare in casa chiuso perché non sono medici e perché nella tua zona magari non ci sono divieti di questo tipo. Punto. Lo stare chiuso in casa obbligatoriamente o è una tua scelta o è una cosa che ti obbligano a fare. Se lo Stato non ti obbliga a rimanere chiuso in casa, tu non sei obbligato a rimanere chiuso in casa, soprattutto se stai bene. Ah, chiaramente sto parlando nel caso in cui tu stia bene, per cui quello risulta un ambito esclusivamente personale o legislativo, in cui l'influencer medio di turno, che sento parlare a destra manca, sbaglia in ogni occasione. Io a fare questo video fondamentalmente sto sbagliando, ma lo faccio per cercare di dare una risposta a tutte le domande che sono arrivate. E ora invece veniamo alle informazioni reali, quelle vere, quelle le uniche vere di questo video. Se avete viaggi prenotati da qualche parte, gli unici siti ufficiali da vedere con le notizie reali e da tenere monitorati sono Viaggiare Sicuri della Farnesina, sempre il numero uno. I siti delle compagnie aeree con cui avete prenotato i voli vi daranno tutte le notizie del caso, i siti delle compagnie aeree da cui avete prenotato i voli, non chiedetelo su Facebook, chiedetelo alla realtà da cui avete acquistato il volo. Gli enti del turismo degli stati che dovete visitare, ovvero le fonti ufficiali che vi diranno se potete andare o se non potete andare. Tutto il resto che trovate in rete non vale niente. Compreso questo video, perché potrebbe non essere già più aggiornato. Per cui tutto quello che trovate al di fuori dei 3 strumenti che vi ho dato non vale assolutamente niente. E ve lo dice uno che sta registrando un video di questo tipo. In caso di cancellazioni o scelta di non partire, cosa succede? Ad oggi questa è la situazione. Se voi avete viaggi o vacanze verso luoghi interdetti in cui hanno vietato l'accesso agli italiani e quindi hanno chiuso fondamentalmente le frontiere, oppure la compagnia non parte per portarvi nella destinazione dove dovevate arrivare, allora
avrete diritto al rimborso al 100% e praticamente immediato di quello che avete speso, sempre e comunque. Poi ci sono mille casi in cui se rimbalzano la palla, ma alla fine l'avrete vinta perché non potete partire, anche se la scelta vostra sarebbe quella di partire lo stesso. Non vi accetterebbero, per cui c'è poco da fare, non è colpa vostra e avete diritto a rimborsi. Questo è, ripeto, il caso in cui uno Stato abbia deciso, come tanti ormai, di non accettare, di non fare entrare nel proprio paese gli italiani o persone che arrivano da determinati paesi. In caso invece di cancellazione, ad esempio, di voli, ma non di divieti verso quel paese, quello che sta succedendo con le compagnie low cost, soprattutto Ryanair, che ha deciso dal 14-15 di marzo di eliminare il 25% dei voli fino al 7-8 aprile. Benissimo. In tanti paesi dove vola Ryanair non ci sarebbero divieti di atterraggio finora, e se vi hanno cancellato il volo nei giorni scorsi avrete diritto sicuramente al rimborso del volo stesso che vi è già stato dato. Basta un click e ve li danno i soldi in giornata o il giorno dopo. Sta già succedendo ed è successo un po' a tutti. E un'altra cosa più rara, perché hanno mandato questi avvisi ben prima dei 14 giorni, ma se vi cancellano un volo con meno di 14 giorni dalla partenza, oltre al rimborso che vi viene dato garantito, potete anche proseguire nella tra virgolette causa e ottenere un risarcimento per danno arrecato, perché la carta dei diritti del passeggero dice che se avviene la cancellazione, la comunicazione oltre i 14 giorni, voi teoricamente potete avere la possibilità di gestire il viaggio e quindi di trovare delle soluzioni. Se avviene da 14 giorni o meno, voi teoricamente potreste non avere il tempo, quindi potete anche richiedere un risarcimento se il volo viene annullato prima dei 14 giorni, ed è per questo che Ryanair ha buttato fuori tutte le comunicazioni 17-18 giorni prima del 15 di marzo. Ma se da qui in poi vi succedesse e sono meno di 14 giorni, sapete che oltre al rimborso potete chiedere anche un risarcimento. E ne avete diritto. Per tutto quello che riguarda il discorso invece di servizi a terra, quindi non voli ma hotel prenotati eccetera eccetera, più o meno si sta andando verso il rimborso da parte di quei paesi appunto di cui tu non puoi andare fisicamente, quello è mi sembra chiaro. Ci sono un po' di problemi, devo dire la verità, ogni caso è diverso e quindi non posso star qui a darti la garanzia che otterrai il rimborso di un hotel, ma diciamo che ormai nel 95% dei casi, e secondo me aumenteranno, tutti i paesi che comunque vietano l'ingresso a una determinata persona, tu non puoi per forza andarci, non puoi usufruire di quel servizio a terra, devono per forza rimborsarti. E se vai avanti con una causa è chiaro che prima o poi avrai ragione. Nel caso in cui invece scegliate voi di non partire, ma in realtà il volo c'è, i servizi vengono erogati, ma siete voi che avete scelto di non partire per paura e per altri motivi, la scelta è vostra, quindi dall'altra parte anche i problemi sono vostri. Se nessun divieto esiste, non potete pretendere di volere un risarcimento. Lo so, lo fate per aumentare la vostra sicurezza ed è una scelta assolutamente legittima, non sto qui a discuterla, sia chiaro, ma non potete nemmeno pretendere che lo Stato, la compagnia aerea, l'hotel vi rimborsi se voi di vostra spontanea volontà, senza obblighi o divieti vari, avete deciso di annullare il tutto. Voi capite che a seconda dei casi pagate la penale o perdete i soldi del tutto, o comunque dipende da quello che avevate già pagato per quel tipo di servizio. Lì c'è poco da fare, rimane una vostra scelta. Assolutamente legittima, sia quella di partire se state bene, non avete divieti di nessun tipo dove vivete, sia quella di restare in casa perché scegliete di restare in casa. Siamo un pochino logici. Capitolo assicurazioni. Tutte le assicurazioni che sono state stipulate prima non prevedono il rimborso per epidemie o cose varie, per attentati, epidemie e cose di questo tipo. È sempre stato così, quindi difficilmente, quasi impossibile che riuscite a ricevere un indennizzo da un'assicurazione per questo tipo di problema. L'unica cosa che potete fare è annullare l'assicurazione in tantissimi casi e ricevere il rimborso di quello che avete speso per quell'assicurazione, proprio perché non partirete, ma è l'unica cosa che potete recuperare. Poi è anche vero che in questi giorni alcune compagnie
coprono anche il rischio di coronavirus. Però sono alcuni casi e non sono l'argomento di questo video. Questo era per dire che l'assicurazione di viaggio che avete stipulato prima non andrà mai a coprire la vostra scelta di non partire o la scelta di un paese di non prendervi. Il rimborso, se non vi prende il paese, vi arriverà in altro modo, e l'assicurazione stessa non vi può coprire se voi di vostra scelta decidete di non partire. Ma mi sembra logico. Chiudo dicendo che ci sono decine, se non centinaia, di casi diversi di problemi avuti per partire, per non partire, per essere rimborsati, per non essere rimborsati, e qui è impossibile in questo video dirvi tutto, ed è impossibile che tutti vi possano dire tutto. E se avete un problema che non rientra in quelli che vi ho elencato, non chiedetelo su Facebook, non chiedetelo su gruppi Facebook, non chiedetelo su Instagram, non chiedetelo su YouTube, non chiedetelo sul web. Andate su una delle piattaforme che vi ho detto, andate a chiedere da chi avete comprato, andate a guardare su Viaggiare Sicuri, chiedete a un legale, chiedete a chiunque, ma non sul web. E per l'amor di Dio, non date retta alla marea di influencer che vi dicono: partite lo stesso, non partite, chiudetevi in casa, raccogliete informazioni sui siti ufficiali e ragionate con la vostra testa. In realtà volevo fare un video cortissimo e come sempre è venuto fuori un video lungo. Ti chiedo scusa, però è per rispondere veramente alle tantissime domande che arrivano. Boh, concluso, torniamo a parlare di viaggi per il futuro magari, ma torniamo a parlare di viaggi. Ciao da Cristiano di viaggiovero.com.